Spesso quando si parla o si pensa all'enologia vengono in mente i laboratori, i processi di trasformazione, la filtrazione, l'imbottigliamento dei vini. Tuttavia c'è anche un aspetto molto importante che vive all'interno della cantina tutto l'anno, che è quello della manutenzione dell'attrezzatura. Anche questo fa parte del mondo dell'enologia. Infatti in questo video voglio mostrarti passo a passo come si sostituisce un statore di una pompa mono. Ma che cos'è esattamente la pompa mono? Allora, la pompa mono è una pompa enologica volumetrica. È una pompa molto particolare in quanto è composta da una vite e da uno statore. La vite corre interno allo statore e sostanzialmente spinge il vino. È molto buona sia per spingere liquidi sia per spingere semisolidi, quindi anche il mosto, come può essere il mosto e bucce, come può essere anche vino fermentato. Il suo utilizzo è anche sia per vino, mosto, quindi mosto e bucce, anche per prodotti molto molto densi, come può essere sciroppi o altri liquidi densi. È molto pratica poiché ha dei flussi molto costanti, quindi si può utilizzare anche come filtrazione, si può usare con tanti altri macchinari in abbinata, proprio per la sua funzione di spingere, ma spingere molto costantemente il vino. Adesso che abbiamo capito come è fatta la pompa mono, provvederemo alla sostituzione dello statore. Ma come si fa a capire quando è ora di sostituire uno statore? Non è dato da certo l'età o comunque dal lavoro svolto, ma bensì dallo stato di usura. Lo stato di usura si vede semplicemente dalla tenuta che ha lo statore del liquido stesso. Infatti abbiamo riempito la vasca di contenimento di acqua e abbiamo visto che abbiamo visto una perdita anche rilevante. Dopo aver notato la perdita, abbiamo pensato che sicuramente lo statore non fa tenuta e si è rovinato nel tempo. Ma non è solo quello che ci ha preoccupato. Ci ha preoccupato anche lo stato della vite che c'è all'interno. In questo momento abbiamo tolto lo statore e come si può vedere la vite gran parte è rigata e qui le soluzioni sono due: o cambiare tutta la vite oppure andare a portarlo a fare una rettifica e riportare il materiale dove manca. Invece lo statore si sente chiaramente che è usurato all'interno, basta mettere dentro la mano ed è chiaramente anche questo da cambiare. Ed eccola qua la vite dello statore. Là dove c'era materiale, in pratica è stato riportato, è stato lucidato, c'è ancora qualche graffio ma di poco rilievo. A questo punto non ci resta che aspettare lo statore per rimontare il tutto. Bene, siamo in attesa che ci consegnino lo statore. Nel frattempo dobbiamo rimontare la vite che andrà a unirsi con la coclea. Per cui ti invito a seguire il video fino alla fine.
innalzato la vasca di contenimento con acqua per verificare la tenuta dello statore nuovo, soprattutto anche della guarnizione e soprattutto se il lavoro è stato fatto bene. Come vediamo, al momento non perde, ma per sicurezza lasceremo la vasca con l'acqua tutta la notte per essere maggiormente sicuri. Bene, come abbiamo visto, è tutto a posto. Abbiamo fatto la prova di tenuta della pompa mono. Questa pompa ha fatto già 6 vendemmie, per cui smontando lo statore, che comunque era usurato, e soprattutto la vite, che era anche quella abbastanza usurata e mancava anche del materiale, per cui abbiamo fatto una rettifica, adesso è a posto, può lavorare ancora per i prossimi anni. Detto questo, ti rinnovo l'invito di iscriverti sul nostro canale, di lasciarci un commento se hai domande o dubbi e quant'altro. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!